io non ho mai giocato a The Binding of Isaac originale, nonostante abbia più di 1500 ore su quello da Rebirth in poi, diciamo. Oggi andiamo, per la prima volta anche per me, a giocare a il The Binding of Isaac originale, il primo vero The Binding of Isaac. Allora, credits, exit game, ci sono anche le challenge? Ma dai, dopo proviamo a fare qualche challenge allora anche. Tra l'altro guardate le opzioni della risoluzione. Il massimo è 1080x720. E start. Isaac, Maggie, Kane, Blue Baby, credo. Eve? Pensavo fosse Azazel. E Samson. Vabbè, proviamo. Hard mode off. Va bene, per ora teniamola off. Ok. Madonna santa. Oh, wow. Abbiamo subito un Envy? Subito uno dei boss più fastidiosi. Guardate qua. Guardate che cosa molto più semplice che è. Piango ha fatto male come me lo ricordavo. Effettivamente è fatto abbastanza malino. Sono concorde con voi. Una troll bomb, va bene. E una carta? Chariot, oh mio Dio, si è fermato quando prende la carta. E ogni volta che attraversa una stanza si ferma un po'. Oddio. Pills here. iPhone pill. Guardate la mia faccia. Voglio trovare la secret normale, fermi un attimo. Tra l'altro vedete la mappa subito a fianco a me. Molto interessante come cosa, che si veda sempre così chiaramente, tra virgolette. Può essere qua sotto la secret room. Eccola qua. Il corno dell'unicorno. Ciao Larry Junior. E avete sentito che bella musichetta? Che bel rumore quando raccoglie un oggetto. Sì, ma sono tanti bei rumori. Effettivamente tante cose sono particolarmente fighe. Tante sono particolarmente tristi però. Sì, tra l'altro, a meno che non stia sparando, Isaac guarda sempre la telecamera quando cammina. Che è un'altra cosa super inquietante, secondo me. Guarda sempre la telecamera, a meno che non inizi a sparare. Allora, secondo me, qua può esserci la secret room. Ah, non si può... Non si può spingere le bombe con le lacrime. Oh mio Dio, veramente. Non devo prendere danni, sennò mi sa che... Non trovo il patto col diavolo. A Radioactive Spider. Abbiamo sbloccato Mutant Spider, ragazzi. Let's go. Un HP up. Va bene. E... Perché ci sono tre cuori dell'anima? Non posso comprarlo perché costa cuori dell'anima e non ce li ho. Vabbè, prendiamoci Brother Bobby, dai. Posso trovare Brimstone nella Curse Room? Ma sei serio? Nuovo obiettivo della partita è trovare Brimstone nella... Della Curse Room. Aia! Abbiamo trovato il primo champion, tra l'altro, che finalmente mi ha dato una chiave, grazie a Dio. Non c'è una lista di oggetti raccolti, ma figurati. Ah no, se premo pausa però c'è. Ah, e qua si possono vedere anche le varie statistiche, danno, fire rate, eccetera, eccetera. È vero, come una Oh mio Dio, posso sparare anche col cursore del mouse, che cosa brutta. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, un tears up. Difficile, eh? È difficile perché i nemici si muovono in maniera molto imprevedibile, devo essere sincero. Sì, è Wrath of the Lamb questo, sì, è il primo... No, non posso... No! Il bello che Jacopo ha scritto l'animazione di quando muori tristissima mentre morivo. Ok, riproviamoci. E stavolta proviamo a sbloccare qualche altro personaggio. Oh, ragazzi! Il Pega non si doveva sbloccare? A quanto pare no! Non posso esplodere... What? Ma... Oddio, i pupazzetti non si possono esplodere. Veramente la secret room si chiude quando esco. Guardate qua. Esco e devo riaprirla. Se non avessi Ipecac dovrei usare un'altra bomba per riaprire la secret room. Che cosa brutta. E che cosa brutta anche questo negozio. Oddio, che brutto il salto di Widow. E che brutti versi che fa. Mamma mia, terribile. Un range up, super evviva. Yeah. Oddio, ragazzi, la mappa mi dice anche... Ok. Troppe cose insieme. La mappa mi dice anche dov'è la secret room a quanto pare. E Lemon Mishap ha 6 cariche invece che 2. What? Oh, di nuovo. No, stavolta voglio provare la limonata. Il corno dell'unicorno può stare anche lì.
Non riesco a beccarli. Ah, usiamo questo. Huh? Sei cariche per quella ciofeca? Sei cariche? A tutti gli oggetti attivi servono sei cariche. È terrificante come cosa. Torniamo a prenderci il nostro bello unicorno, va là? Altro che. Ciao, Duke of Flies. Mamma mia, ragazzi. Che throwback. HP up, andiamo al patto col diavolo. Brimstone. Ma sì, pigliamoci The Pact, su forza. Dai che ora arriviamo almeno a mamma. In questa seconda partita dobbiamo arrivare almeno a mamma. Paras. Posso spostare i piedistalli degli oggetti? Posso spostare i piedistalli? Scusa, ma se esco rientro dalla stanza? What? Siamo già al quinto piano? Siamo al depth. Quale cose si fanno interessanti, ragazzi. Abbiamo sbloccato Kane! Let's go! Ok. Ottimo. Halo Flies. Quindi vorrei almeno trovare il negozio. Eccolo qua. Sperando che non ci sia Super Grid, anche se non credo ci sia Super Grid. Qualche cuoricino nel negozio spero veramente che ci sia, se no siamo un po' nella cacchina, sapete, amici. È molto più difficile sta versione. The Compass va bene. Magician per lacrime alla ricerca. Non c'è neanche un cuoricino, però, mannaggia te. Oh no, Monstro 2. Ah! Usiamo The Magician, va là. Così almeno le lacrime sono homing verso di lui. Oh, aspetta, ho full vita ora. Figo. Ah, vediamo di non morire di nuovo, che il one up prima ci ha salvato. Piano, facciamolo fuori, dai. Nice. Jesus Juice, un altro po' di danno. Quello che mi preoccupa molto è la vita. Ehi, ciao Beggar. Posso passare in diagonale attraverso le spine? Woo! Ce l'ho fatta veramente. Il piccone. Metti che ci sia qualcosa di buono. No. Aia. Tanto c'ho la Suncard perché spero mi rifulli la vita. Spero che non sia un effetto aggiunto dopo il fatto che la Suncard mi riempie al massimo i cuori. Va bene. Abbiamo sbloccato il Parasite. Abbiamo un solo HP e una speranza. Forse ho fatto una cagata. Forse ho fatto una gran cagata. Ok, io qua, ragazzi, devo rifollarmi di, rifocillarmi di vita. So che ci metterò un sacco. Mi dispiace. Troviamo qua la top secret room, amici. Non posso uscire? What? Era tipo bloccata la porta. Madonna, che bug. Proviamo ad andare a fare a mamma, raga. Sarà durissima. Ok. Con la Sanka gli ho fatto un sacco di male. Meno male. Ok. Dai che va giù. Yes. Ok. E come immaginavo, la prima partita finisce qua. Randomici effetti sonori. Che bello che sorride dopo che ha... Scherzavo. Ok, dai, proviamo una challenge. Ne abbiamo sbloccate 9 su 10. E sono tutte diverse rispetto a Rebirth. Ma serio? 7 year bad luck, dice qualcuno. Dice Fabula 2. Proviamoci. Che cacchio cambia? Perché 7 anni di sfortuna? Non l'ho mica capita questa. Guarda il mio luck. Non c'è. Non c'è la statistica del luck. Ah, raga, mi sa che semplicemente non abbiamo le item room. Che cosa triste. Pin sembra letteralmente un pipo. Ancora di più del solito. No, c'è la HP up, l'abbiamo appena visto. Che forse non mi ha curato il cuore, per quello? No, no, non è niente sta challenge. Che schifo, per l'amor di Dio. Vediamo questa, 9 deaths. Probabilmente inizio con 9 lives e basta, questa è la challenge. Madonna, che tristezza, oh, ste challenge che erano una volta. Nine Death hai 9 vite, un cuore, meno 2 di fortuna, patti angelici consigliati, non troverai chiavi. Live forever. Oh, questa è tra virgolette interessante. Iniziamo con 4 cube of meat. Direi che Super Meat Boy qua è molto simpatico. E questa è la sfida, di nuovo? No, col skull può stare... Oddio, posso droppare trinket? Non posso droppare trinket. Sì, mi sa che non ci sono item room. Hai l'amichetto qua e basta. Ciao, Penet, parte 2. Che tristezza che sono queste challenge, veramente. Oh. Torniamo indietro, va là. Vediamo solo se c'è qualche altra challenge worth noting. Isaac was good today. Abbiamo il volo.
e la Halo. Wow. E la 10 non ho ancora sbloccata. The Doctor's Revenge. Cos'ho, Dr. Fetus? Ho Dr. Fetus. E basta? Ah, il Doctor's Remote. Con 6 cariche, ovviamente. Sono molto meglio, direi, le challenge, quelle che conosciamo meglio. Ora, abbiamo sbloccato Kane. Con Kane sappiamo tutti che la hard mode deve essere on al 100%. No! Ragazzi, funziona il restart! What? Le animazioni sono fighissime, sei serio? Che triste. Ma voglio un oggetto forte di partenza, su forza. Un bello oggetto che mi faccia dire... Da quando la cursor è collegata a più stanze? What? What? Perché la cursor era collegata alla secret room da una porta aperta? Ah, io sono sconvolto, allibito, allucinato, ve lo giuro. Boh, nonostante Nine Lives è triste sta partita. Voglio un oggetto bello nella prima item room, è tanto difficile da chiedere. What is that? Ma perché non ci sono ste cose sul vero Isaac? È fighissima come cosa. I nemici enormi. Che roba questi Eternal Enemy, oh. Dovrebbero mettere una challenge su Repentance che permetta di trovare di nuovo questi nemici qua, bianchi, queste versioni bianche, strane, con dei poteri amplificati. E sono veramente, veramente fighi. Dai, no, devo concludere con una vittoria, raga. Poco da fare. Non siamo arrivati a The Beast. Purtroppo questa volta non siamo riusciti ad arrivare a The Beast. Ok, un bel damage up fin da subito. Dai, 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 dai. Questa run... Al potenziale. Questo bel damage up fin da subito mi ha fatto ben sperare, dai. Un altro damage up, fantastico. E un cuore in più. Un ottimo start, ragazzi, un ottimo start. Una bomba per quel cuore dell'anima non mi farebbe male. Un'altra bomba per quella Tinted Rock non sarebbe male. Vieni qua tu. Esplode la Tinted Rock. Yes, meno male. La sua versione Champion spona i ragni. Geniale, anche questa, bellissima. Che poi non è Champion, è versione Eternal, dovrei iniziare a dire. Perché è quella la cosa giusta da dire. Un bel oggetto. Ok, credo sia buono Bloody Lust, sapete? Perché alla fine sto prendendo un sacco di danni e quindi potrebbe essere interessante. Duke of Flies, ok. Tears Up, fantastico. E sì, ho skippato apposta il patto col diavolo, così forse abbiamo ora una possibilità di trovare il patto con l'angelo. Siccome mi avete detto che c'è. Allora, con calma, facciamo le cose come si deve. Quello si è trasformato in un nido? What? Vediamo in questa item cosa mi dice. Bobby Bombs. Una Golden Key. Va bene. Oh, fuck. Ok, lui potrebbe andare... Intanto la versione Champion spara un sacco di lacrime. Letteralmente un sacco. Lui dovrebbe darmi un oggetto del patto col diavolo se lo sconfiggo? È un grande se, però, se lo sconfiggo, perché... Oh mio Dio, sei aggressivo. What? Ne spawnano tre? No, no. No, 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 no. Ma stiamo scherzando? Ok. Oh mio Dio. Lacrime spettrali. Va bene. Madonna che difficoltà. La secret si è richiusa, sbaglio. Sì, a quanto pare le secret room in questa prima versione si richiudevano. Mezzo cuore, ok. Arcade. Hello. Mi dai un cuoricino? Monete. Ora, con le lacrime spettrali potrebbe essere leggermente più facile, siccome abbiamo appunto trovato la Ouija board. Fai un attimo che qua ci muoio come un cane. Merda! No, è impossibile, è impossibile. È impossibile giocare a questa versione in hard mode. Difficilissimo. Per finire la diretta, torniamo sul nostro buon Repentance e vediamo un po' la differenza e quanto meglio è. Ah!